Benvenuti, oggi 18 aprile, il santo del giorno è San Galdino. Tra i personaggi famosi nati in questo giorno ricordiamo la modella Natasha Stefanenko. Ed ora passiamo all'oroscopo. Ariete. Ecco la giornata della riscossa in amore, anche se ci sono stati contrasti, si può parlare con più positività e arrivare a un punto di svolta. I più volenterosi noteranno proprio in questi giorni qualcosa di diverso, chiamate che prima non erano possibili. Toro. È una giornata migliore, ma anche oggi in qualche famiglia si parlerà più di soldi che di sentimenti. Le tue scelte sono vincenti, ma cerca in questo periodo di essere presente a te stesso. La giornata del 20 sarà molto importante, devi cercare di ritrovare la serenità. Gemelli. Oggi è meglio evitare scontri diretti, se qualcuno cerca una provocazione sarà meglio evitarla. Sarebbe opportuno risolvere qualche problema nato nel passato. Questo è un periodo strano, c'è qualcuno che non ti convince completamente. Mantieni la calma, nervosismo in agguato. Cancro. Le prossime due giornate sono importanti, mentre domenica c'è un calo. Approfitta per chiarire ciò che più ti interessa. Non sottovalutare nuove proposte, ma ricorda che in questo periodo sarà possibile anche valutare nuovi accordi se quello che fai non ti piace. Leone. Finalmente esci da quella fase di conflitto o nervosismo vissuta nel corso degli ultimi due giorni. Nel pomeriggio ci sarà una bella intuizione. Chi ha già avuto un premio è solo a metà dell'opera, perché l'estate porterà un altro grande progetto. Studenti favoriti. Vergine. È una giornata un po' stancante, attenzione a qualche problema in famiglia. La tensione nervosa è sempre alta, questa sera potrebbero esserci problemi. Lieve calo fisico a metà giornata. Se riesci, dedica a te stesso qualche ora nel pomeriggio. Bilancia. È una giornata migliore, ma se c'è qualcosa che non va bene, parla subito. Se ci sono stati problemi di carattere legale o economico, è possibile che in qualche famiglia ci sia ancora qualcosa da risolvere. È importante non fare gesti azzardati, non è ancora arrivato il momento delle opportunità da sfruttare. Scorpione. Le giornate in arrivo sono interessanti. Se hai una persona cara, non allontanarla. Momento di forza con una domenica ancora più interessante. Molti in questi giorni stanno vivendo una situazione di grande entusiasmo e gli studenti devono dare spazio a nuovi progetti in vista del futuro. Sagittario. Incontri interessanti. Le cose che non ti piacciono più sono state già tagliate. Entro fine mese dovrai fare una scelta importante. Se annuncia un momento di grande crescita, anche le persone più giovani che studiano avranno un'occasione se si impegnano. Capricorno. Le nuove storie si vivono alla giornata, mentre per chi è separato è difficile vivere un recupero. Mancanza di fiducia in certi rapporti. Alcuni potrebbero vivere una situazione di forte agitazione. C'è qualcosa di buono in vista per quanto riguarda il lavoro, ma adesso è il momento della grande fatica e della riorganizzazione. Acquario. Dopo diverse giornate pesanti, ben venga questo venerdì. Qualcuno fa una scelta importante oppure taglierà con il passato. Chi ha più collaborazioni entro luglio dovrà decidere se continuare o no le trattative in corso. Recupero delle energie. Pesci. Devi evitare qualsiasi tipo di complicazione. In questo fine settimana qualcuno potrebbe metterti alle strette. Un giorno di prove o stanchezza, che comunque non potrà incidere sulla buona situazione generale. Non è la giornata migliore per fare troppe cose assieme. Proverbio del giorno. La storia è maestra di vita. Arrivederci, a domani.